Bentornate sul canale, siamo arrivati al terzo episodio della mia skincare routine. Facciamo un ripasso generale. Allora, abbiamo struccato il viso, vi metto il video, abbiamo deterso il viso e vi ho fatto vedere in quel video tutti i detergenti che utilizzo per detergere il viso sia la sera che la mattina. E siamo arrivati all'ultimo step della detersione in generale di questo macro gruppo, e che è appunto il tonico. Comunque, io vi ho messo i video precedenti nelle schede, ma nell'info box, se aprite, oltre a trovare tutti i nomi dei prodotti che vi faccio vedere nel video stesso, vi ho lasciato il link alla playlist skincare, dove potete trovare sia i video di quest'anno che quelli degli anni precedenti, così giusto per avere una panoramica un po' più generale. Parliamo adesso del tonico. Il tonico è sempre questo prodotto un po' controverso. Io mi sono accorta negli anni, appunto lavorando in profumeria, che se c'era una cosa che poteva essere skippata e quindi non acquistata, il 99% delle volte era il tonico, perché si ha un po' questa credenza che fondamentalmente non serva, tra virgolette, a niente. Sbagliatissimo, il tonico è fondamentale in una corretta pulizia, perché oltre a riequilibrare tutti gli equilibri della pelle, può aiutare nel caso specifico di tonici adatti a pelli, che ne so, miste piuttosto che grassi, piuttosto che secche, a dare comfort alla pelle che è appena stata detersa, prepara la pelle a recepire meglio tutti i prodotti che andiamo a mettere poi successivamente, quindi siero, contorno occhi, crema, bla bla bla. E molto spesso, in molte occasioni, per me il tonico è stato anche una salvezza. Io adoro poi utilizzarlo la mattina in inverno tantissimo, perché la mattina in inverno, dato che qui l'acqua è molto dura, molto calcarea, trovo giovamento a non detergere il viso ma a passare semplicemente l'acqua micellare e poi a utilizzare il tonico, perché comunque l'acqua micellare ha una piccola percentuale, come dicevo a qualcuna, non ricordo se sotto qualche video o nei direct di Instagram, di tensioattivo, quindi va risciacquata. Ok, anche se c'è scritto non risciacquare, però non si sa mai, passando il tonico appunto è una forma di risciacquo. Comunque, bando alle ciance, io ho usato tantissimi tonici, ne provo tantissimi, anche molto costosi a volte, perché mi piace, è un prodotto che mi piace provare, non è quel prodotto di cui tu vedi chissà quale beneficio, però se scelto bene è un prodotto che aiuta a migliorare la grana della pelle, soprattutto, sempre ripeto, nel caso della pelle mia, quindi una pelle mista grassa, scegliere il corretto tonico è appunto un aiuto in più. Però vi farò vedere anche delle broom che sto utilizzando in questo periodo. Adesso mi dovrei dare una secchiata d'acqua perché fa caldissimo. Però vi faccio vedere anche delle broom che ci possono aiutare soprattutto in estate. Iniziamo dal tonico. Il tonico forse che ho utilizzato per più anni consecutivi e che, anche se non lo utilizzo correntemente tutti i giorni, ho sempre nel mio armadietto, è questo di Roberts. Questo sono sicura che l'avrete visto sicuramente o utilizzato o visto utilizzare negli anni della vostra infanzia, perché è un prodotto praticamente uno staple della skincare. L'ho trovato al supermercato, costa una fesseria, sono 300 ml. E l'acqua distillata alle rose, tonico rinfrescante, composta dall'essenza di tre rose di qualità superiore, mantiene la pelle, anche la più delicata, giovane, elastica, proprio perché appunto tutti questi prodotti che hanno come ingrediente la rosa poi favoriscono sempre l'elasticità della pelle. Aiuta a prevenire rossori e irritazioni causati da azioni di agenti esterni e bla bla bla. Io lo utilizzo la mattina, come vi dicevo, in inverno, e sempre dopo le maschere. Dopo aver fatto una maschera viso, magari purificante o comunque una maschera che mi ha sensibilizzato la pelle, questo è il sollievo fatto a bottiglietta. Un consiglio che vi do io è di tenerlo in frigo in estate. Io un anno l'avevo messo in uno di quei contenitori da viaggio, sapete, quelli che si comprano a portarsi in aereo eccetera, con lo spruzzino, lo tenevo in frigo e me lo vaporizzavo subito la mattina appena mi svegliavo, quindi questo potrebbe essere un tip. Fa sempre bene a volte avere un prodotto così multiuso. Ma il tonico della mia vita degli ultimi mesi, che ha superato tutti gli altri tonici e lozioni esfolianti presenti in commercio dello stesso genere, è questo di Double B.
Questa è la lozione, no, è il tonico esfoliante, ve l'avevo già presentato in un video dei preferiti. Ed è un prodotto nuovo perché è uscito, sì, qualche mese fa. Io l'ho provato, questa è la mia seconda bottiglia e sono a metà, l'ho quasi finita. E lo utilizzo religiosamente, su un dischetto di cotone, potete tamponare, potete tirare, fate come volete, io lo tiro e non succede niente. È un tonico esfoliante che ha come ingrediente esfoliante però l'acido mandelico, quindi non abbiamo né acido glicolico né acido salicilico, non faccio nomi di prodotti concorrenti perché tanto ve l'avevo già spiegato in quel video. L'acido mandelico da cosa si estrae? Dalle mandorle. Quindi è, tra virgolette, l'acido esfoliante più delicato fra gli acidi esfolianti. Infatti è un tonico che può essere utilizzato sia mattina e sera, può essere utilizzato anche da una pelle sensibile, magari non mattina e sera, una volta al giorno, ed ha questa azione esfoliante delicata, un profumino piacevolissimo, mi piace molto, e non... sta sborrondolando, vabbè, e non tira la pelle, non è un tonico esfoliante che va a seccare la pelle, anzi la mantiene comunque molto morbida, anche idratata, perché all'interno comunque una percentuale di acido ialuronico c'è, quindi appunto per questo che può essere utilizzato anche da una pelle sensibile, anche da una pelle secca, e perfetto per una pelle mista grassa, cioè proprio il tonico perfetto. È proprio indicato per una compattezza del colorito, per rendere la pelle molto più luminosa, per ridurre la presenza di pori dilatati. È buonissimo, lo trovate sul suo sito, è 100% naturale, cruelty free. Il prezzo per, quanti sono? 200 ml è di 27 euro, però appunto vi dura mesi, perché io lo utilizzo mattina e sera, o sera, dipende da quello che dalla giornata, e mi dura veramente tanto. Ah! Quello che vi volevo dire è l'ultima cosa, che cosa ho notato io con l'utilizzo costante di quel prodotto, di avere meno bisogno di fare scrub alla pelle, perché comunque ho la pelle sempre nuova, rigenerata, cioè ho la pelle sempre sfogliata, non ho la sensazione adesso mi faccio uno scrub perché mi sento la pelle spessa, no, mi trovo molto bene, mi piace molto, ve lo consiglio. Parliamo ora di broom per il viso, di spray per il viso, che siano idratanti, rinfrescanti, eccetera. È un prodotto che io ho inserito nella skincare, tra i miei prodotti di skincare recentemente, perché saranno comunque un paio di anni. Prima non mi... forse ce n'erano anche meno sul mercato, quindi l'occhio mi andava meno spesso, non mi attiravano più di tanto. Poi in realtà... a partire da quella di Caudalie, l'eau de beauté, a seguire l'acqua termale di Avène, mi sono sempre avvicinata, ho trovato un po' il coraggio di vaporizzarmi qualcosa direttamente sul viso e mi sono avvicinata al mondo delle broom, che però io utilizzo non necessariamente, anzi quasi mai, nel processo di skincare, quindi nel dopo il tonico, nel prima di qualcosa, no, ma le utilizzo come prodotti jolly più volte durante la giornata. Esempio pratico: sono tornata a casa, io in estate mi strucco subito, appena rientro in casa mi strucco, mi sciacquo il viso, non, però è pomeriggio, magari tardo, non ho voglia di fare tutta la mia skincare serale, voglio dedicarmi quel momento per la sera, e quindi cosa faccio? Idrato il viso vaporizzando una broom. In estate, una delle due che vi faccio vedere ce l'ho sempre in borsa, perché ogni tanto mi devo rinfrescare, anche queste le utilizzo spesso dopo la maschera, o più volte durante la giornata se magari sono a casa, non so, sono a casa quindi non mi sono truccato, ho fatto la mia skincare routine della mattina, giro per casa, faccio le mie cose, ogni tanto mi ricordo di vaporizzarmi, di reidratarmi, questo sia in inverno che in estate, che in primavera che in autunno. Iniziamo da quella che tengo sempre in borsa, perché è un formato travel molto comodo, ho anche la grande, ed è di Jouer. Mi piace molto questo brand per quanto riguarda soprattutto i prodotti di detersione e la broom, mi trovo molto bene. Questa è l'Eau de Soin Hydratante, ha lumifenoli antiossidanti e acqua di fiori di Sakura, ed è appunto una broom per il viso, meravigliosa, rinfrescante. Mi piace anche il
il nebulizzatore, cioè nebulizza, voi non so se vedete ma io li vedo, nebulizza proprio il prodotto su tutto il viso, ha un'azione idratante, un leggero profumino, non appiccica, dura sopra il make up, non va a scioglierlo, a farlo viaggiare dove non deve andare, assolutamente resta tutto lì, ovvio non mi ci faccio il bagno, quindi una vaporizzata veloce e via. Buonissima, la trovate in farmacie, parafarmacie, cioè, oppure online. Invece un'altra broom, questa è una Hydrating Mist che ho acquistato l'anno scorso in al Duty Free, ma comunque ho visto che la trovate online e la trovate, è di Elizabeth Arden, brand che io amo nella linea Hightower Cream, soprattutto sapete la linea della pomata super idratante multiuso, quella. Vi dicevo, la trovate online e siamo sui 22 euro. Questa mi piace ancora di più dell'altra forse, perché spruzza ancora più nebulizzato di quella e idrata tantissimo. Io vi devo dire la verità, quando magari torno la sera tardi, ma tardi, che dico, madonna, ma chi me lo fa fare a me di andare in bagno a struccarmi, ma ci vado lo stesso, perché sennò il giorno dopo la pelle che è un disastro, quindi comunque mi strucco, se proprio mi si chiudono gli occhi, e succede tipo due volte l'anno, e non ho voglia di fare la mia skincare routine, io mi vaporizzo questa e via. Vado a letto perché comunque la mattina mi sveglio sempre idratata e rimpolpata. È ottimo prodotto da utilizzare per una pelle mista come primer sotto il make up. Provato per credere, non io, però provato ed è molto molto buono. L'ultimo prodotto che ho lasciato per ultimo in realtà è è una via di mezzo, è un ibrido. Perché abbiamo il packaging delle broom, quindi delle mist per il viso, ma l'azione di un tonico, è un prodotto di Color Organics. Questo faceva parte sempre di questo kit, che è quello che avevo acquistato io per tutti i prodotti di detersione che vi facevo vedere nel video dei detergenti, ed è l'Energizing Citrus Mist. È praticamente il tonico adatto a pelli miste grasse a base appunto di agrumi. Sapete, io non amo agrumi, proprio l'odore degli agrumi, quindi non vi dico la prima volta che me lo sono vaporizzato sul viso che cosa mi poteva succedere, cioè proprio oddio, però l'ho continuato ad usare. Questo è finito insieme al detergente, praticamente l'ho finito tutto il kit, e l'ho finito perché mi piaceva un sacco, pelle rinfrescata ma allo stesso tempo compatta e utilizzato insieme al detergente, come vi dicevo già nel video dei detergenti, ha proprio un'azione visibile sui pori, rinfrescante molto perché mi sentivo molto fresca quando lo vaporizzavo, e dà proprio questa compattezza, questa tonicità alla pelle, quindi mi è piaciuto un sacco, cioè supera il fatto che io odio il profumo degli agrumi, ma veramente, visceralmente, cioè non mi vedrete mai mangiare comunque, ci siamo capiti. Allora, vi dico un attimo che la full size, sempre sul sito di Douglas, costa 28 euro. Il kit mi sembra che costi sulla trentina di euro, più o meno, non mi ricordo bene. E anche qui abbiamo estratto di noni, che vi ho spiegato nel video dei detergenti che cos'è. Aloe vera, olio essenziale di citronella e mandarino. E ha proprio specifico per un'azione perfezionante sui pori. Quindi questo è il prodotto che è un po' ibrido, perché si vaporizza come una mist, ma è un tonico. Ragazze, non mi sembra vero, ma sono arrivata alla fine di questo video, che voi vedrete tutto carino e simpatico, ma in realtà è stata una sofferenza. Permettetemi di sventolarmi, perché non ce la faccio più. Noi ci vediamo dopodomani per un altro episodio della Skincare Routine. Vi mando un bacio,